sono stati fatti dei passaggi importanti e l'infermieristica è passata in università, è stato un volere della professione, è stato un allinearsi a quanto stava già avvenendo o in diversi casi già avvenuto in altri paesi della comunità europea. Il cambiamento è stato importante, qualcosa ha funzionato bene, qualcosa no. Il qualcosa che ha funzionato bene è legato all'impegno dei professionisti, così come dove non ha funzionato in maniera ottimale perché gli stessi professionisti non hanno dato il meglio. È colpa loro di chi li ha scelti, non è facile affermare né una cosa né l'altra. Certamente se vogliamo un prodotto di qualità bisogna investire sui maestri. In questo momento possiamo prendere atto che l'università ha investito tantissimo a fronte del passaggio di 22 professioni sanitarie che si formavano in altri ambiti. Dal momento che si è assunta la responsabilità di questa formazione ha investito fino ad incrementare di 2.279 il corpo docente tra ordinari, ricercatori e associati. Il piccolo problema è, tra virgolette piccolo, è che di questi 2.200 e oltre docenti solo 36 sono disciplinari. Quindi se vogliamo che ci sia un riconoscimento pieno della disciplina dovremmo pensare a una graduale implementazione di questi docenti e dopo è scontato che siano almeno per partire un ordinario per ogni ateneo, quindi 43, un associato per ogni ateneo ugualmente altri 43 e un ricercatore per ogni sede attivata che sono al momento 216. Comunque poca cosa rispetto a quei 2.279 implementazioni che ha fatto l'università. Credo che sia anche importante evidenziare che l'impegno clinico è pari al il clinico inteso da un punto di vista medico è pari al 23% del totale degli insegnamenti, quindi tutto il resto è disciplinare infermieristico. Non possiamo pensare a uno sviluppo del sistema e della disciplina senza un investimento adeguato nell'ambito dei docenti. Chiaramente è un impegno che dovrà essere affrontato anche dal sistema regionale perché poi una parte delle risorse, parlo di tutor, parlo di tutto l'altro sistema che ruota intorno alla formazione, dovranno anche le regioni farsi carico di una parte di questo sforzo da un punto di vista economico per garantire il funzionamento del sistema. D'altronde prima che passasse all'università il sistema era tutto in carico alle regioni e c'erano alcune regole che non sono cambiate, le necessità sono rimaste le stesse, è opportuno ritornare a investire sulla formazione se si vuole un domani diverso per i professionisti, per la professione e per i cittadini.